adesso fermi lì. Alla parte più importante e significativa del corteo, che sono le popolane. Quasi nessuno vuole fare le popolane, tutti vogliono fare i nobili. E questo è sbagliatissimo, perché, come giustamente ricordava pure la ministra ieri, l'agricoltura è fondamentale, l'agricoltura deve tornare ad essere fondamentale, lo era in antichità e lo è ancora adesso. E in agricoltura si sono sempre distinte soprattutto le donne e anche le bambine, e quindi noi abbiamo voluto riproporre questo spaccato, diciamo, per categorie sociali ed economiche. Abbiamo soprattutto le vendemmiatrici con questo vestito ispirato ai colori dell'uva, e hanno le camicette, hanno i grembiuli ricamati veramente a mano, sono tutti pezzi autentici della biancheria intima, diciamo, di Solopaca, che vanta una tradizione di ricami molto antica. Abbiamo quindi le vendemmiatrici, le spigolatrici, le raccoglitrici di olive, le raccoglitrici di ciliegie, le ricamatrici, che sono diciamo il vanto di Solopaca, le artigiane, le lavoratrici del legno, le raccoglitrici di noci. Ne ho dimenticato qualcuno? Siete state tutte nominate? Un grande applauso a queste ragazze. Naturalmente le potrete vedere meglio durante la sfilata di domenica, perché adesso per ovvi motivi di spazio e di tempo non le possiamo far sfilare tutti. Però adesso le vedrete in tutto il loro splendore, sfileranno per voi. Eccole, accogliamole ancora con un bel applauso. Vedete come sono belle. E ci tengo a ricordarvi che tutti i pezzi sono autentici e ricamati autenticamente a mano, però questo non è il corteo completo, ci mancano ancora dei figuranti. Grazie ragazze, scusate se vi abbiamo fatto aspettare tanto, e grazie anche della pazienza. E dopo i popolani vengono.